Abbiamo giocato in un campo difficile con una squadra che gioca bene al pallone, che hanno giocatori forti davanti, sappiamo, e abbiamo riuscito a pareggiare. Volevamo i 3 punti, ma abbiamo riuscito a pareggiare e abbiamo fatto una bella gara. Oggi l'avversario non era del più semplice, soprattutto nel reparto offensivo, insomma, non era facile tenere a bada Zaza e compagni, lo avete fatto nel migliore dei modi. Sì, veramente, come ho detto, sono giocatori fortissimi. E stanno dimostrando quello in queste partite che hanno giocato in questo campionato. E sono fortissimi perché fanno gol, sono veloci, l'uno contro uno, ma abbiamo riuscito e quello è l'importante, no? Portare a casa anche un punto. Sia nella gara con la Roma, sia quest'oggi sei stato impiegato nella difesa a tre, quindi da difensore nei tre, nel pacchetto a tre. Come ti sei trovato? Perché comunque è un ruolo un po' inedito rispetto alla tua carriera, insomma. Sì, no, bene, trovo bene lì perché. E gioco con Domizio, con Danilo, abbiamo giocato lì dietro di me che mi parlano sempre, e allora per quello mi aiuta ancora in più. E anche contro l'Inter ho giocato, abbiamo vinto quella gara con la difesa 3 e io per la sinistra e mi trovo bene. E ringrazio anche il mister per la fiducia e dobbiamo e devo continuare così. Ivan, questa è la strada giusta per migliorarsi sempre di più, magari sperando anche in una sorte più favorevole, visto che siamo veramente con gli uomini contati, siete con gli uomini contati. Sì, stiamo facendo bene con l'attitudine, con la voglia di vincere sempre, ma non abbiamo riuscito in queste ultime 3 partite a fare 3 punti. E vogliamo vincere sempre con questa cattiveria e io penso che adesso c'è il Cagliari e per forza dobbiamo vincere a casa. Giocando così penso che facciamo bene adesso.